Sì, ma non è stata una scelta nostra di abbassare il baricentro, perché come avete visto, come potevamo, anche il secondo tempo abbiamo cercato di ripartire sempre, anche di pressarli a volte alti. È chiaro che il Venezia, essendo sotto di due gol, è venuto avanti con i difensori, portavano palla e ci hanno costretto a abbassarci. Dove abbiamo commesso l'errore, dovevamo fare il terzo gol, capito? Perché abbiamo avuto delle ripartenze per fare il terzo gol, allora a quel punto avremmo ipotecato veramente con una percentuale importante questi play-out. Invece non siamo riusciti a fare questo, poi hanno trovato questo gol che chiaramente ci lascia un po' di amaro in bocca, no? Ai miei giocatori, a me, a tutto il pubblico, a voi della stampa e tutti quanti. Però sono sempre abituato a guardare il bicchiere mezzo pieno, direi che ho rivisto la Salernitana giocare, hanno giocato a calcio, c'è stato in certi momenti, insomma, la palla è circolata anche bene, abbiamo creato delle situazioni, è chiaro che c'è stato anche dei giocatori che era tanto tempo che non giocavano, Pucino che aveva avuto dei problemi rientrava, Milan Djuric poi a un certo punto era stremato e a mezz'ora dalla fine mi chiedeva il cambio e io mi giravo dall'altra parte e facevo finta di non vedere. E lo stesso Orlando, la prima partita che fa, mi sembra, correggetemi voi, dall'inizio, e quindi a un certo punto ha accusato un calo fisico. E poi c'è la forza dell'avversario, che come vi dicevo, questa è una partita trappola, ve l'ho detto già in conferenza stampa l'altro giorno, che non c'era da fidarsi. E infatti, come avete visto, in Venezia era tutt'altro che in vacanza, è venuto che se noi non siamo agguerriti, pronti sulle seconde palle a combattere palla su palla, potevamo passare veramente dei guai seri. E chiaramente diciamo il passaggio è tutto da giocare, diciamo in termini percentuali avevamo 50% prima e 50% abbiamo adesso. Tutto si può fare, io vi capisco, perché sei lì, però c'hai tre cambi, c'era, per dire, Migliorini a un certo punto sembrava che aveva accusato uno stiramento, invece era solo un crampo, e quindi devi stare attento a fare sostituzioni, perché magari poi ce n'è bisogno in un altro momento di altri giocatori. Quindi ecco perché è difficile fare l'allenatore, è più facile, ma senza nessuna polemica, parlare dopo, no? È chiaro che adesso se sapevo che quello arrivava alla fine, quell'altro sì, magari potevo tentare di fare qualcos'altro, però insomma quello che ci tengo a sottolineare è la prestazione che hanno fatto questi ragazzi, che ritornano alla vittoria dopo tanto tempo, e noi dobbiamo essere felici di questo e cercando però di migliorare sempre in quelli che sono i nostri difetti. Ma lo stesso, cioè quelli che sono entrati sotto il profilo dell'impegno hanno dato, poi c'è chi può aver reso qualcosa di più, qualcosa di meno. Anche Diavan, da dopo Pescara, si era fatto male, è rientrato in gruppo da poco tempo, però insomma è un giocatore che ha gamba e quindi ha cercato di dare il suo contributo in un momento difficile della partita. Lo stesso Akpa è entrato, ma che Minala secondo me aveva speso molto, quindi Calaiò ha cercato di dare il suo contributo, non era facile perché in quel momento insomma, la palla la stava girando il Venezia, quindi non c'erano molte opportunità, però tutte le volte che c'è stata la possibilità siamo cercati di ripartire creando situazioni pericolose. Il torto che abbiamo avuto dei contropiedi, mi ricordo uno che è stato atterrato Ger senza palla, azione sulla sinistra, e che nessuno si è accorto di niente, però insomma potevamo sicuramente essere più precisi nell'ultimo passaggio e nella finalizzazione. Sì, ma questi ragazzi, lo sapete, hanno passato una stagione difficile, questi ragazzi hanno bisogno di calore, questo ringrazio il pubblico che stasera ci ha fatto sentire questo calore. L'ho detto a altri vostri colleghi, televisione, via dicendo, la Salernitana
di Salerno e dei tifosi. Dobbiamo essere un corpo unico, poi ci sarà un momento che ognuno trarrà le proprie conclusioni. Adesso questi ragazzi hanno bisogno di affetto, hanno bisogno di essere rincuorati, hanno bisogno di essere incoraggiati, e questo stasera c'è stato. C'è da dire che si sono fatti, cioè abbiamo scaldato il pubblico, anche perché c'è stata una prestazione in certi momenti sopra le righe. Questo chiaramente ha fatto sì che la Rechi, che già era ben disposto, i tifosi erano già ben disposti nei nostri confronti, hanno accentuato questo tifo, questa voglia di aiutare questi ragazzi. Ma ho parlato, e chiaramente c'è un pizzico di rammarico per questo gol subito, però insomma tutti, a cominciare dal presidente, siamo tutti coscienti che c'è stata una prestazione, non era facile, come ho detto prima, invece insomma i ragazzi hanno giocato, hanno fatto anche una buona circolazione di palla, insomma hanno cercato di fare quello che si è provato in questi giorni durante gli allenamenti, quindi di questo sono soddisfatto. Io ve l'ho detto in conferenza stampa, ho visto una squadra che dei ragazzi che vogliono salvarsi, che hanno a cuore le sorti della Salernitana, e che in queste due partite hanno la possibilità di riscattare una stagione, e quindi c'è questo, sento questo, questo sentimento da parte dei miei giocatori. Non l'ho visto, onestamente non l'ho visto, perché da lontano non lo so, ho visto che è protestato, poi c'è stato il VAR, non so cosa dire, voi l'avete visto meglio, lo so. Adesso, no, ci conosciamo da tanto tempo, e chiaramente abbiamo fatto qualche battuta su questi play out giocati dopo circa un mese, ecco. Non so se l'ha detta a voi, quindi se l'ha detto prendiamo atto di quello che ha detto, non vi dico quello che ci siamo detti. Adesso dobbiamo cercare di recuperare fisicamente, a livello morale, torno a ripetere, tocca guardare il bicchiere mezzo pieno, perché abbiamo vinto, non so dopo quanto tempo, voi avete le statistiche, quindi prendiamoci intanto questa vittoria, che ci permette di andare lì a col favore di due risultati, ma già vi dico subito, vi anticipo subito, che non andremo lì a difenderci, a fare calcoli. Noi dobbiamo andare a giocare per quelle che sono le nostre possibilità e per quello che ci permetterà il Venezia, ma ogni volta che abbiamo palla dobbiamo far circolare la palla, creare gioco, dobbiamo andare a far gol là.